non hanno mollato neanche a Ferragosto, perché la crisi non ammette ferie e non conosce feste. E allora i cassintegrati dell'Alcoa di Portovesme, dell'azienda e dell'indotto, il loro pranzo se lo sono organizzato qui, nel presidio che va avanti ormai da 103 giorni, davanti ai cancelli della fabbrica dove fino a un anno fa si produceva alluminio. Avremmo preferito ovviamente passarlo con i nostri cari al mare, solo che per noi è più impellente il lavoro e tutelare i nostri colleghi. Siamo disposti a continuare anche perché le notizie che speriamo ancora non arrivano, sappiamo che stanno lavorando, però aspettiamo qualcosa di più concreto. Mentre la politica è in ferie, qui in questo capannone che è diventato il quartier generale della protesta per oltre 500 operai c'è apprensione, perché l'unica trattativa in piedi per la vendita e quindi la riapertura dello stabilimento è quella con la multinazionale Glencore, che prevede che entro la fine d'agosto si arrivi ad una lettera di intenti tra l'azienda e il Ministero dello Sviluppo Economico su quelli che sono i nodi principali, il costo dell'energia elettrica e la carenza di infrastrutture. Ma qui c'è anche rabbia, molti operai infatti continuano a non ricevere i soldi degli ammortizzatori sociali in deroga, decine e decine di famiglie che da mesi non hanno reddito. Mangiate oggi che domani non lo sappiamo. A voler trovare una buona notizia in questa storia bisogna raccontare la solidarietà di tanti cittadini, studenti e lavoratori di altre aziende che in questi mesi non hanno fatto mancare il proprio sostegno, anche economico, alla lotta dei lavoratori Alcoa, diventati il simbolo della lotta di un intero territorio.